Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, siamo qui di nuovo su MotoGP 15 nella carriera dopo la pessima gara di Motegi in Giappone. Non lo ricordavo, è solo che volevo sapere se lo sapevate anche voi. Andiamo in Australia, in the Australian Grand Prix, per vedere un po' cosa succede. Allora, inizia gara. Vediamo un po' le opzioni. Facile, semi pro. Voglio provare a fare una cosa, ragazzi, ho pensato ora. La fisica la metto a standard. Quella più di base che c'è. Ok? E fin qui ci siamo. E qui lascio a facile, voglio vedere. Anzi no, qui non lascio a facile, qui metto a media. Voglio vedere magari. È lì la cosa. È lì il problema. Ci provo. Tanto ho diminuito la fisica, ma ho aumentato la difficoltà. Più o meno. Non siamo lì, lo so, ma almeno proviamo anche un po' a cambiare impostazioni. Giochiamo un po' con le impostazioni. Schippo subito istantaneamente queste presentazioni perché mi danno il copyright poi e quindi non posso caricare video. La prima posizione è a 1 minuto e 40 secondi e 28 decimi. Non so quanto farò io, ma meglio se mi metto sulla sinistra, vista la prima curva è a destra, quindi prepariamoci a frenare ora. Dai, questa è una curva l'ho fatta bene bene. Una curva morbida. Oh, sto proprio accelerato di brutto. La fisica standard aiuta tanto. Siamo a 3 decimi di differenza. Va bene. Ovviamente non si frena. E proviamo a frenare dopo. No. Allora, devo ricordarmi che non posso fare di testa mia. Se mi dice di frenare, devo frenare. Però la cosa positiva è che adesso posso accelerare come voglio perché la moto non mi scalcia più sotto, nemmeno. Quindi magari potranno esserci delle gare più combattute. Può essere. Il distacco adesso sembra essere diminuito, ma non è che mi fidi poi tanto. Più decelerato, qui pure decelero, non mi sembra una curva da frenare. E infatti, vai. Oh, frena, 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 frena. Oh, madò, mi sono visto la curva di sotto, non vedevo più la fine. Pensavo, ok, qui finisce il mondo. Sotto quella curva finisce il mondo. L'ho pensato, quindi ve l'ho detto. Qui, questa curva, sempre curve c'ho in mente io. Vabbè, a parte gli scherzi, questo circuito finisce qui, sì. Così, non c'è tanto da frenare. Mi piace. Siamo terzi. E torno ai box perché non voglio far tanto. Però non scendi in pista, ma per lo sviluppo moto, prima me ne dimentichi. Andiamo, motore a posto, telaio, attenzione. Freni. Ah, freni ce ne mancava uno. E coglioni, ci potevamo mettere la volta scorsa. Vabbè. Finiamo questa ragazzi, la moto è completamente. Chi c'è primo? Ma guarda un po' c'è Kent. Ma guarda un po', ma proprio i casi della vita ragazzi, i casi della vita. Siamo Si chiude qui questa sessione di qualifiche dopo settimi. un confronto accesissimo che ha visto i piloti dare il. Ok. Siamo carichi. Partiamo anche senza dove girare, perché la prima curva è sulla sinistra, quindi da fare verso destra. Sono superato tutti e sempre la prima curva, però. Le prime due curve sono quelle in cui lo vedo. Sì, come ho fatto ora io. No Bastianini, no! Lei mi sta antipatico, Bastianic. No Bastianic, te non passi, Bastianic, te lo dico. Ma lei è un
pezzo di una merda però, mi scusi, è veramente una persona ignobile. Persona bruttissima ovviamente, si vede. Sono lì, sono lì. Anche lei Rapolino è in terra, lo sa? Rapolino la sbatto in terra. Mi faccio male. Qui non frenare, dai! Non frenare mai! Qui magari decelera. Frena direttamente e poi vai. Dai! Oh! La moto! Dove è andata la moto? Dove? Ah, sapete perché? Perché il peso l'ho spostato indietro, quindi... Ah no, tutti i lunghi sono andati. Mamma mia ragazzi, la possibilità di frenare e poi di accelerare in curva, quanto è utile. È molto più semplice. Magari ne buttavo giù uno, ma ne avessi buttato giù uno era meglio. Minchia. La prima curva qui mi sembra non si freni, può essere. Poi tra l'altro perché i pacchetti dati? Che ci devo fare? Non ci faccio niente, sa? Perché me lo ricordate, c'è la curva qua. Ah, però non me l'ho ricordato. Aspetta. Siamo contro Navarro adesso. L'indiano Navarro. Famosissimo indiano Navarro. Ecco, le curve qui in cui bisogna frenare sono quelle più bastate. Dai, cazzo al cazzo, è l'unica in cui deve frenare. È l'unica che ti può dare problemi. Avete ragione anche voi ragazzi. Largo. Oh no, 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 non tantissimo. Siamo arrivati proprio al limite, stavamo per prendere il cordolo, ma non l'abbiamo fatto. Io l'ho preso tanto il cordolo. Vai così, belli veloci, belli veloci. Poi mi fermo davanti a Navarro così rallentando. Qui frena subito. Vasquez dietro. Dai, va. Vasquez. Vagli. Dai. Dai. Questa è una gara in rimonta, difficoltà media. Stavo per dire difficoltà difficile, e infatti dopo una gara così uno ci pensa anche, però aspetta, la fisica è ancora sta. Guarda qui come si danno i bacini, guarda, si stanno dando i bacini, Oliveira e Quartararo. Giro anch'io la testa. Sono contento quanto godo. È cascato Oliveira. Quanto sono contento. Era proprio uno stronzo. Sempre davanti al cazzo. Morice. Stronzo. E no, ovviamente a parte gli scherzi, però era comunque un bravissimo pilota. E mi dispiace sia cascato, perché ovviamente non l'ho fatto apposta. Ma se anche te provi a ritoccare, ti spacco la faccia veramente tanto. L'ho fatta male. Oh, ok, non mi ha superato. Kent. È l'ultimo giro. No. Voglio arrivare davanti a Kent, dagli. Dai, voglio arrivare davanti a Kent, dai. No, non ce l'ho fatta. Dai, ce l'ho qua davanti, Kent, dai. Dai, quanto manca? Questa è l'ultima curva. Quella lì è l'ultima curva, sì. Non lo supererò mai. Non freno. Mi toccava frenare per forza. All'esterno non ce la facevo. Ma impenna tutto. Vabbè, ha impennato un po' così, però dai. Questa gara è stata più bella anche da mostrarvi, perché... Sì, la difficoltà è una cosa. Ci porterà al parco chiuso, però, per assistere ai festeggiamenti del già mondo, meglio. Ma prima diamo... Anche i flashback forse non li ho usati. No, forse l'ho usato. Come se... Ah, cambiato pilota, no, ok. Aspetta.
Tanto ormai Kent ha già vinto, ma va bene. Alla 16ª gara campionato, Danny Kent si laurea campione del mondo. Come sono contento, veramente. Bellissima cosa. Siamo a livello 18, abbiamo sbloccato un nuovo casco, abbiamo più soldi, ci mancano solamente due gare. Il secondo posto è un ottimo risultato, sia per lui che per la squadra, e soprattutto lascia bene. Ma sì, ma va bene, l'importante poi alla fine è divertirsi in questo gioco. Cioè, io la volta scorsa ero più triste perché dicevo, non vinco, però, cioè, l'importante è farvi vedere delle gare in cui almeno ci provo, rimango nel mio team, però aspetta. Questo è un contratto, ma si è moto 2. Che moto scelgo, ragazzi? Io quella è la prestazione più alta. Ah, questi sono i team. No, vabbè, io sceglierei. Ma me lo fanno vedere le moto? Speed up. Questo diceva più veloce. Però questa è figa, Petronas. Bellina, La MotoGP no. E niente, vi ho detto volevo andare in un team. Boh, l'unico sarebbe questo, lo Speed Up Racing. Però, boh. Ah, guarda che botto brutto c'ha. Io, ragazzi, sti cazzi, mi piglio Stanley, come il nostro amico Stanley. Io ho scelto questo sponsor, ma me lo fa finire il campionato, vero? Sì, penso di sì. Io andrei direttamente alla prossima gara, anche se non ve la faccio vedere subito. Quindi la prossima gara, ragazzi, come avete visto, sarà Sepang. E allora, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere e a iscrivervi se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo col prossimo video. Siamo veramente contenti della prestazione che ho ottenuto finora e da qui in avanti siamo sicuri che sarà in grado di arrivare almeno in quarta posizione. 13. Noi ci vediamo col prossimo video. Bella, ragazzi.